Ciao ragazzi, un saluto dal Croce. Siamo a Valencia, questa volta di notte, per questa nuova gara di LFM. Siamo ritornati sulle Rookie Sprint. Qualifica, ragazzi, benissimo con il mio tempo. Attualmente record su Valencia di 1:31 esatto. E mi ha strappato Mangiaracina, come vedete, la pole position all'ultimo minuto con la McLaren per semplicemente 5 centesimi. Quindi, diciamo che avevo veramente una pole in mano. Stavo quasi per rientrare e migliorare, visto che vedevo il buon andamento con le gomme e le pressioni, ma ho lasciato stare perché ho detto sono primo. Invece, ragazzi, all'ultimo secondo mi sono fatto sfiorare la pole position. Però siamo qua. Battaglia che sarà intensissima perché vedo il disastro di macchine. Siamo tutti lì, ragazzi. Tra i primi 10 sono nel giro di un secondo. Quindi importantissima sarà la partenza, uscire dalla bagarre. Non si sa mai cosa può succedere qua, ma speriamo bene. Pronti a partire, ragazzi. Concentrazione. Can you hear me? Stay behind the safety car in the left column. Speak more clearly, I can't hear you. Can you hear me? Can you hear me? No, I didn't catch that. Ok, abbiamo l'ingegnere che non ci sente, però non è importante, ragazzi. Sì, pronti a partire. Siamo su una posizione piuttosto agevolata a Valencia. È quasi meglio essere secondi, perché sia all'esterno si ha più probabilità di uscire meglio dalla curva, visto che bisogna stare tutto a destra. Green, 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 left side. Hold your line. Parte benissimo dietro, parte bene la McLaren che si piazza davanti. Quasi mi fa tamponare con il gruppo davanti, anzi dietro, avevo paura di essere tamponato, ma passiamo. Però riusciamo a scappare adesso, non andiamo a perdere il gruppo davanti. Vediamo, pressioni ancora basse. Fatto avvertimento 1 di limiti, ragazzi, come ci si schioda dal limite. Disastro, una parte molto all'attacco la McLaren. Qui vado sulla ruota, sul cordo, attenzione, momenti delicati questi, ragazzi. Non posso perdere il ritmo, il primo dietro ci siamo un pochino staccati. Questo sempre delicato, questo punto di Valencia, la chicane. E si chiude il primo giro a vantaggio di Mangiacarina, Mangiadracina, insomma non so come cazzo si chiama, però va forte. Però il passo a gara, ragazzi, sarà fondamentale in questa gara, quindi vedremo se avrà il coraggio e la bravura di tenere il full gas tutto il periodo, perché io ho intenzione di farlo e non fare errori, ma ci proviamo. Però anche io posso sbagliare, ragazzi, quindi mi concentro. Mi freno un po' troppo in anticipo, perdo tempo. Siamo il terzo a un secondo e mezzo. Macchina che ha veramente molto grip, veramente un bel setup. Sono riuscito a trovare facendo un po' di modifiche. Però sono lento in questa uscita di curva e perdo tempo. Attenzione, perché vai box, non si sa cosa succede. Perché vai box? Non si sa perché. Non si sa. Non si sa perché vai box, ragazzi. Non ho visto un drive-thru sul display. E quindi, ragazzi, colpo di scena.
Colpo di scena perché siamo i leader della gara. Attenzione perché dietro Hill ci arriva, quindi adesso la focalizzazione è mia, ragazzi, adesso. Di largo, largo qui. Entrando un po' troppo stretto, ragazzi, sulle curve più che altro, perché la macchina ha veramente tanto grip e mi cambia le referenze perché entra subito in curva. Guardate come entra, ragazzi, entra di una velocità pazzesca in curva. Qui perdo 3 decimi avendo frenato troppo presto, qui un po' di derapazione. Sono un po' concentrato, ragazzi, perché è la prima volta che corro di sera su questo circuito, quindi sento molta differenza nei punti di direzione, punti visivi, ma anche differenza con il grip, che è veramente tantissimo, e devo ritardare l'entrata rispetto a quello che ero abituato con le gare di giorno, dovuto forse alla temperatura che è bassa. Venti minuti, ragazzi, così a bombazza non si può sbagliare. Guardate quanto entra, mi tocca ritardare moltissimo l'ingresso rispetto ai miei le mie abitudini. Guardo un pochino qui sulla chicane, sono sempre un pochino lento sempre. Un secondo e tre Hill, ragazzi, che gara, non so cosa è successo a Manzaracina. Ah, lungo qua, ragazzi, guardate che lungo. Okay, Federico, we just cut the track. Guardate che lungo, è incredibile ogni tanto i cali che succedono sui freni, una cosa che mi succede molte volte su Assetto Corsa Competizione e ancora oggi a volte non capisco perché i punti di frenata sono sugli stessi, ma ogni tanto c'è veramente una differenza, calo di risposta. Devo stare concentrato, ragazzi, perché dietro sono agguerriti. Si recupera intanto decimi su decimi Hill, che è a 1 secondo 09. La fortuna è che in bagarre stanno tirando forte dietro. Intanto vado lungo, secondo avvertimento, attenzione.
Qui stacchiamo un pochino, un secondo e quattro, ragazzi, vedete che se rimango concentrato, se rimango concentrato riesco a guadagnare. Mamma mia ragazzi, sto bumps è incredibile. Magari intanto dietro che mi avvantaggia ragazzi, perché ho fatto un errore, passa Macron. Devo stare attenti ai limiti ragazzi. Che gara ragazzi, concentrazione, non si può sbagliare. Mi dispiace per il primo che non so come mai ha voluto abbandonare, avrà avuto le sue motivazioni, gli chiederò. Però ci regala intanto il primo posto provvisorio. Peccato perché poteva essere una bella battaglia sul tempo. 2 secondi e 1, intanto Macron mi... 15 minutes. Ho il freno ragazzi che a volte fa capricci, purtroppo allunga molto. How are the brake temps? How are you breaking up? How are the brake temps? Your brakes are hot all round. Ah no, I just can't hear you. Quindi freni troppo alti. Gran ritmo di gara ragazzi, però rimango concentrato perché ho un po' di allungo di freno che non mi piace per niente. Devo stare molto attento e sento il freno molto allungare, infatti anticipo un pochino, sacrifico adesso guardate l'entrata, ma devo sentire il freno per vedere che sia a posto. Girando comunque bene ragazzi, 1:31:70 di passo gara, sono contento. Sono contento del passo gara ragazzi, via così. Sono 12 minuti di gara lunga.
1:31:50, ragazzi, gran tempo. Molto bene, molto bene. Yes. Yellow flag in sector 2. Green flag in sector 2. Guardate come mi riprende appena sbaglio, ragazzi. Come mi riprende appena sbaglio. Difficile vedere le righe sull'asfalto con il tempo. Sono un po' teso, ragazzi, perché non ho proprio il passo a gara sotto controllo, ogni volta perdo i riferimenti, mi prende tantissimo qui, un secondo e uno. Sta veramente spingendo dietro per cercare di venirmi a prendere. Zero nove, zero otto. È lì, ragazzi, è dietro. Mi ha quasi preso. Sarà battaglia sul finale, perché sembra avere il passo più veloce del mio. Errore mio, ragazzi. Car left. Still there. Clear left. Errore completamente mio, e quindi mi gioco la posizione come un scemo, ma stavo guardando il display. Adesso qui ha un problema che frena tantissimo e ci vengono a prendere anche dietro. Che errore mio che ho fatto, ragazzi, peccato per la spavatura. Errore che non dovevo commettere, stavo guardando il display, sono andato largo. Adesso siamo noi a caccia di Macron. È giù tutto, ragazzi, concentrazione, perché mi ha distratto il display. Adesso sotto stress è Macron, è incredibile, ragazzi, quando si è in prima posizione si è stressati, si commettono più errori. Io per esempio mi trovo meglio in seconda posizione in questi casi, sono più aggressivo, più determinato a volte che star primo, che essere primi, che ti dà molta tensione. Però, ragazzi, intanto devo comunque non perdere il passo. Peccato, mi sono perso il giocato il primo posto, ma tutto ancora da giocare, ragazzi.
pressure, he'll make a mistake. Minuti al termine, ragazzi, battagliona sul finale per la prima posizione. Errore mio in curva, allargato sulla traiettoria e ho perso il primo posto. Keep searching, you'll find a gap. Ha preso adesso il ritmo Hill. Rimane davanti nel momento adesso Hill, che prende un pochino di distacco. Attenzione perché dietro anche ci vengono a prendere, ma qui perdo in uscita, mancano 3 minuti ragazzi, Hill al comando, peccato per l'errore, bravo comunque Hill a tenere il ritmo di gara. Grande ritmo di Hill, perché ragazzi sto prendendo tutte le traiettorie, ma non molla neanche un centimetro, bravo. Siamo lì ragazzi, 1:31.5, passo gara buono, passo gara decisamente buono. Quasi perdo la macchina ragazzi. Qui taglia molto Hill.
Bel passo di gara di Hill, ragazzi, che non sbaglia niente. Non sbaglia niente. Bravo. Prende vantaggio, ragazzi, qui dobbiamo accettare. Lunghi intanto qua, va lungo anche il, ma prende metri e va verso il giro finale, ragazzi, purtroppo devo ammettere. Ultimo giro. D'altronde, ragazzi, il karma ce l'ha tornato, eravamo secondi, il primo era comunque a buon ritmo, siamo stati premiati con un attenzione qua, e chiudiamo questa gara con la vittoria di Hill e andiamo a podio, ragazzi, ci prendiamo una seconda posizione purtroppo con un errore, sarebbe stato duro comunque lottare dal primo posto, sarebbe stato duro comunque lottare dalla prima posizione perché avevamo Hill dietro, però peccato che l'errore, ragazzi, mi ha fatto patire la vittoria. E devo dire comunque contento di questo weekend perché chiudo con il mio miglior giro su Valencia di 1.31, quindi sono vicino ad andare sotto l'1.31, a battere il muro dell'1.31, tanto belli questi fuochi d'artificio, e anche il passivo di gara decisamente migliore, scendo di un secondo quasi di passo giro, vuol dire ottimo il lavoro che abbiamo fatto. Volevo farvi vedere invece la livrea che ho cambiato per questa occasione in modalità, la vedete al buio, ma in modalità Team Minardi, bellissima, bellissima, con la bandiera italiana davanti, e devo dire che mi ha portato a fortuna questa livrea Minardi, perché comunque questa è la mia sicuramente miglior gara su Valencia. Ottima qualifica, bel passo gara, peccato solo aver fatto l'errore, ragazzi, di sconcentrazione guardandomi il monitor che mi ha fatto andare largo e purtroppo ho perso la leadership, però questo è il motorsport. Chiudiamo, ragazzi, a 2 secondi e 3 Macron, non lo so cosa è successo a Mangiaracina, che veramente mi dispiace per lui perché aveva fatto anche la pole, quindi si meritava comunque arrivare davanti, però se è andato in box vuol dire che qualcosa gli è successo. E ci vediamo, ragazzi, ai prossimi appuntamenti, prossime gare con il Sim Racing con LFM. Ciao!